Missione sesto posto raggiunta per il Messina, che chiude a quota 53 punti il campionato e da oggi può pensare soltanto alla costruzione della prossima stagione. Non era semplice, perché una vittoria dei giallorossi, teoricamente facile da prevedere sul campo dell'ultima in classifica, Isola Capo Rizzuto, doveva seguire un passo falso del Gela contro la Cireale, e così in effetti è stato. Il 2-2 tra queste ultime ha permesso alla squadra di Modica di scavalcare in classifica proprio i biancazzurri, grazie a tre punti importanti conquistati con una vera e propria valanga di reti. Il Messina infatti batte 8-1 l'Isola Capo Rizzuto, chiudendo il match già dopo 19 minuti, quando Ragosta sul rigore, Mascari e Bucca portano subito a 3 il conto delle reti. Il primo tempo ne vedrà almeno altre 3, con i locali ad accorciare con Pellizzi e Ragosta a scatenarsi nuovamente, completando la tripletta personale con altri 2 gol. Il 5-1 con cui si chiude la prima frazione viene rimpolpato nei secondi 45 minuti con altre 2 reti immediate, al quinto e al settimo, firmate da Bossa e Carini, mentre l'ultimo a segnare in stagione per i giallorossi è Rosafio a pochi minuti dal termine. Risultato largo per un Messina imbottito di juniores e che aspetta di conoscere il proprio futuro già dalle prossime ore, con i tanti incontri in programma per il presidente Sciotto. Stasera, dalle 21 in diretta su TCF, l'ultima puntata della trasmissione di approfondimento sportivo Contropiede, durante la quale si parlerà soprattutto del futuro dei giallorossi, oltre che del sesto posto conquistato e della vittoria di ieri.